Ok, si inizia come sempre. Allora, ah ragazzi, non vi avevo visto. Ciao, non vi avevo visto. Adesso vi vedo molto chiaro. Oltre che ragazzi, l'intuizione non è bello questo effetto. Ok ragazzi, bellissimo questo effetto. Oggi volevo vedere come fare uno smistamento gesto automatico, Gino! Senza mod e senza un bel niente, Gino! Sì, Gino, sì, è sempre no, è il nome è Gino, raga. Sì, vabbè. Non chiedetevi perché ho rifatto il meccanismo di miliardi di anni fa della cesta automatica. Questo qui sarà il meccanismo di andare oggi. Facilissimo, raga! Vi servirà soltanto questo, un blocco. Il dropper distributore, quello lì, mo io farò vedere la faccia. Questo. Mi servono tante cose, raga. Mo le prendiamo passo passo. Ah, poi no, un attimo. No. Questo, le cose iniziali per ora. Tuk tuk. E da che parte andranno le ceste? Questo qui verrà rivolto. Voglio che andranno da questa parte qui. Poi dovete andare qui, tac, questo qui deve puntare da un'altra parte, vedete, la bocca di questo qui deve puntare da un'altra parte, voi mettete questo, poi andate dietro, dalle ceste dietro, e fate così, pep, step, tic, qui, tuc, no, tuc, tu. L'unica cosa, ecco, una volta fatto questo abbiamo fatto la prima parte, già veloci, e però andava fatto, no, questo meccanismo andava fatto dove non c'era la faccina, scusate, ora io giro la faccina, va, oh. Ecco. Poi dall'hopper dovete andare dove dire dove dice la faccina, di qua, quindi senza contare questo qui 1, 2, 3, 4 e 5. Perché ci devono stare, ragazzi, in totale 5 casse qui. Infatti ora ce le mettiamo. Prendete anche quella intrappolata, così che potete, mettendole a sequenza, cioè se normale intrappolate, qui me ne sentono 4, ma io volevo fare di 4. Ok, poi andate dietro la vostra invenzione e vi servirà questo. Ecco che io vi consigliavo di farlo di legno, così che lo potete camuffare, così che ci apriranno comunque. Poi che cosa dovete fare? Mettere un hopper qui a casaccio e con l'hopper metterli così. Rompete quello per tutti quanti, devo puntare così. Adesso così. Poi dovete fare così. Saltando le uno mettete dai scalini che avete messo. Ok. Quindi qui 4, 5, tutte le cose che avete messo. Però prima di metterlo, ragazzi. Mi sto rompendo la messa cosa. Prima di metterlo dovevamo. Vabbè, basta. Prima ragazzi di metterlo dobbiamo mettere questi qui. Qui ora ripariamo. Questo qui è trapped, quindi non ci va la trap, ma ci va questa e questa. Ok. Come ho detto questo e questo. Una volta fatto questo. E ragazzi, attenti. Super attenti. Che qui ci devono essere le torce. Dovete mettere i blocchi qui. Mettere poi questi qui. Scavare qui. Così. Mettere i repeater così.
scoprire i repeater che abbiamo messo in quel modo, così così così, e ragazzi lo smistamento è pronto, super facile, eh? Beh, io mica vi do le cose difficili. Ora facciamo che in questa cesta devono contenere tutti i diamanti, qui la redstone, ci serviranno ovviamente qui minerali. Per farlo, come si fa? Difficile questione. Poi ok, dei cartelli o mettete l'item frame, non mettete l'item frame perché sono incattiva, è qui, così, diamanti al primo, quindi alla prima cesta voi andate, e andate al secondo, vedi qui c'è il secondo ragazzi, e dovete mettere qualcosa che voi non smistate, quindi qui io non smisto cobblestone, soltanto diamanti e redstone, quindi non smisto cobblestone. Quindi già quello lì si accende, lo continuiamo a mettere e ok, poi dovete prendere 19 di delle cose che volete metterci dentro a quella cesta, quindi 19 diamanti diventano 18 e il primo è fatto. Ora si fa la stessa cosa, ragazzi, sì, la stessa cosa con l'altro per la redstone, tac, 18, 19 redstone, lo metto e diventa 18. I due sono pronti. Li metto del tutto a casaccio nella cesta. Quindi direte, forse alcuni, forse direttamente andranno a prima redstone. Voi li mettete così a casaccio e lui ve li sistema. Ora sta sistemando prima i diamanti. Ora che ha finito con i diamanti 4 e 2. La finita passerà subito dopo alla redstone, le trappe di chest, quando c'è, cioè queste qui ora le farò vedere, perché le trappe di chest ragazzi, come quella che contiene i diamanti, non, quando voi le aprite è come si stoppano l'hopper, non, quindi non si contenono, invece queste qui possiete anche, ecco qui, potete continuare ad aprirle, e queste qui invece se le avete aperte non si funzionerà, però come vedete già smistato tutto, 45 qui, 45 qua, e qui non c'è più niente, smistato ragazzi, ce l'ha smistato. Ecco qui il meccanismo per smistare, di tanti che me l'avete chiesto, ma insomma, ora sì, per tutti i fan farò uno screen con voi. Mettete le mani al cielo, io metto una, screen, mamma mia Mario, niente, voi non potete essere la mia webbank, webgang, le webgang, le webbang, le webbang, bang, 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 bang. Il video di oggi non finisce qui, non buona giornata, non notate quello. Mi sono allenato tanto prima di riuscire a fare questo meccanismo. Quindi sì. Sì. Quindi ora aspettate perché mi serve il blocco di diamante. Questo qui non è il blocco. Mi serve un attimo il blocco di l'oro, però quello lì oro che si trova in miniera. Quindi aspettate che me lo prendo. No, non l'ho preso, dai. Fatemi prendere l'oro, quello là si trova in miniera. Costruiamoci una casa di diamante e una vita in Messico. Una bella casa che può servire a tutto. Un attimino qui a metterlo, ecco qui una bellissima casa, mi chiudo dentro, ah, voglio chiudermi dentro, riesco a chiudermi dentro, è impensabile, mi sa che devo togliere questo e piazzare qui, qui, qui. È difficilissimo seguire, ma
distruggiamo il mondo. Like per vedere come ho fatto a fare questo. Tanti like per sapere come ho fatto a farlo. Abbiamo un video al riguardo. È una potentissima. E anche il video al riguardo. Cioè, mettete like per questo video e mettete like e iscrivetevi per un video dove faccio fare un timer o qualsiasi cosa. Scrivete nei commenti cosa vorreste vedere. Onda energetica. Mi stavo prendendo in terra, aspettate, onda energetica! Raga, ho girato una webcam con l'onda energetica. Onda energetica! Onda energetica! Sono più grande! Addio. Ok, mi sono ucciso, ma ora... Like al video, iscrivetevi, abbonatevi, se volete potete entrare in discorso con Andrea, link del canale in descrizione, link del canale in descrizione, link del mio canale in descrizione, ciao!